Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con Calabria Sud, benvenuti a quelli che continuano a seguirci, continuiamo a parlare di guerra, continuiamo a parlare di tanto, tante cose che il mondo purtroppo che ci circonda ha percepito di questa guerra. Abbiamo visto gli aumenti, i problemi legati alle forniture, abbiamo visto il caro prezzi sui carburanti, abbiamo visto le grandi difficoltà che ci sono per le multinazionali, per la materia prima e poi una guerra che ha provocato tante vittime, sta provocando vittime, in particolare anche bambini. Sono morti in Ucraina più di 100 bambini, la volta scorsa ci siamo collegati in diretta, è un appuntamento che continueremo a tenere anche per mantenere alta l'attenzione. Ora oggi vogliamo parlare anche di un po' di solidarietà e non solo. Intanto vi presento i miei ospiti in studio e poi ci andiamo subito a collegare con altri ospiti, avremo anche un collegamento per comprendere quanto è stato fatto per questi purtroppo profughi, perché di questo si tratta, sono persone che fuggono dalla guerra e hanno bisogno di grande ospitalità e solidarietà. Intanto in studio vedete qui accanto a me Francesco Rao, giornalista e sociologo, nostro ormai collaboratore da tanto tempo, e poi accanto il sindaco Francesco Cosentino, grazie per essere in studio. Buonasera spettatori di Telemia. Su da noi, e poi accanto a me, alla mia destra, ma alla vostra sinistra, Don Piero Romeo, che è stato il capo spedizione, vicario diocesano, diciamo, della diocesi di Locri Gerace, ma è stato il capo spedizione, diciamo così, alla frontiera con l'Ucraina, tra Polonia e Ucraina, dove avete prelevato, diciamo così, famiglie bisognose di spostarsi, e ora ci racconteranno delle storie. E, fra gli altri, grazie quindi Don Piero. Buonasera a tutti. E poi volevo anche ringraziare, non so se è collegato ancora da Siderno, ma se non è collegato lo faremo tra poco, Pino Carella, che è collegato proprio con la parrocchia di Siderno Superiore, dove ci sono molte di queste famiglie che sono giunte in questa terra di Calabria. Ringrazio per questo primo collegamento, perché fra poco avremo, la regia me ne darà atto quando sarà pronta, l'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta, che, con la quale parleremo anche di quello che può essere una soluzione anche, diciamo così, diplomatica di una guerra che sembra che ormai non si riesce più a fermare. Poi è una guerra che non viene solo combattuta sui cieli con gli aerei, con i missili. Qualcuno mi diceva è facile colpire, poi no, con i missili, ma abbiamo notato che questa guerra viene combattuta sui media, paradossalmente forse più combattuta sui media che sul campo di battaglia. Magari non si seminano vittime, ma ognuno vuole averla vinta, e quindi quando si combatte sui media è ovvio che da qui, sui social network in particolare, ci sono anche poi le fake news. E le fake news, un esperto di fake news è il professor Francesco Pira, che ringrazio, è collegato in diretta da Messina, dall'Ateneo, vediamo se è collegato, così partiamo subito con lui. Professore, allora, buonasera a tutti. Si è dovuto fermare in Ateneo questa sera, farà gli straordinari per colpa nostra. Intanto non ce li pagano, quindi non c'è problema. Allora, intanto la ringrazio della grande disponibilità. Allora, professore, iniziamo subito con lei. Allora, abbiamo visto e abbiamo detto una guerra combattuta sui mass media. Che cosa sta accadendo? Perché in questo caso si censura e si colpisce la stampa e si tira la giacchetta da una parte all'altra? È possibile che qui chi vince la guerra è avvantaggiato, sarà avvantaggiato dai mass media? L'ultima che abbiamo visto è la giornalista russa che esce col cartello nel telegiornale di prime time per annunciare che le censure che il Cremlino aveva imposto sulla televisione di Stato. Ecco, coraggiosissima la giornalista, anche se da qualche giorno non si hanno più tracce di lei, neanche il suo avvocato riesce a capire che fine ha fatto. Ecco, professore, allora una guerra mediatica vera e propria? Ma sì, diciamo che non c'è un elemento di novità in questo, perché non dimentichiamoci che eravamo abituati soprattutto fin dall'inizio, la prima vera fake news, io l'ho scritto anche in un mio libro, è stato il cavallo di Troia. Non dimentichiamoci che Napoleone diceva
meglio un plotone di soldati che cinque giornalisti armati di penna. Non dimentichiamoci che i grandi dittatori ci hanno fatto vedere i carri armati che giravano l'angolo e poi ritornavano indietro per dimostrare che erano in una quantità incredibile. Quindi le fake news sono sempre esistite, la propaganda è sempre esistita. Per chi combatte e per chi in qualche modo vuole far passare dei messaggi, però qui stiamo assistendo a qualcosa di veramente singolare, perché intanto dall'ultima guerra sono passati 70 anni, intanto la nostra generazione non è una generazione che è abituata alla guerra. Io ho sentito qualche ora fa un'anziana dire a 90 anni vorrei morire prima di vedere una nuova guerra, perché quando ho visto l'ultima mi sono salvato per miracolo. Quindi dal punto di vista psicologico, quello che sta accadendo anche dalle nostre parti rispetto a quelle che sono le categorie più deboli, i bambini, gli anziani, le persone che in qualche modo psicologicamente già sono state provate per 2 anni dalla pandemia. Cosa sta accadendo in Russia? Stanno accadendo due cose contrapposte, due comunicazioni contrapposte. La comunicazione di Putin che dice chi non è con me è contro di me e quindi io vi censuro, vi faccio multe da 45.000 euro, vi sbatto in carcere fino a 15 anni è possibile scontare per un reato legato appunto al non allineamento rispetto a quelle che sono le posizioni di Putin. Allo stesso tempo ancora ci sono tutta una serie di cose da chiarire, per esempio perché si spara addosso ai giornalisti che sono fortemente visibili, perché è accaduto che il documentarista americano, altre vittime ci sono nelle ultime ore. E poi non era mai accaduto nella storia che un ministro della difesa andava in televisione per dire non è vero che è stato bombardato l'ospedale dei bambini, è tutta una fiction, c'era un'attrice, loro usano i bambini come scudo, quello era un obiettivo sensibile. Quando poi tutto era stato documentato dalla Associated Press, che ha invece fatto vedere che cosa stava accadendo, quando noi abbiamo visto anche gli inviati italiani che intervistavano medici che facevano vedere immagini sul telefonino di bambini e ragazzi feriti a cui non hanno potuto salvare la vita nonostante interventi chirurgici di fortuna. E questa è la comunicazione di Putin e dei suoi collaboratori. Poi dall'altra parte c'è la comunicazione di Zelensky, che sua e quella della sua vice, che in qualche modo tendono a rassicurare il popolo, tendono a galvanizzarlo, tendono a spingerli a difendersi ad oltranza, e contemporaneamente Zelensky attraverso le nuove tecnologie riesce a collegarsi con tutto il mondo, a parlare con tutti i capi di Stato, a dare una sua testimonianza di non essere quello di cui l'hanno accusato, cioè un comico incapace di gestire una situazione così grave. Invece si sta dimostrando non solo un buon presidente, ma anche un presidente patriota. E per la prima volta nella storia i social network stanno diventando i luoghi dove noi narriamo quello che accade e vogliamo far vedere una verità, perché quello che ha detto Zelensky ai suoi connazionali, andate per le strade, filmate le cose assurde che stanno facendo i russi e facciamole vedere al mondo. E allora Putin ha capito che dai social network poteva venire qualcosa di veramente grave, e allo stesso tempo tutte le grandi aziende hanno capito che mantenere i social network aperti, oltre a tutto quello che si è chiuso, era rischioso per queste piattaforme che devono dare conto agli azionisti, che sono quotate in borsa e che quindi rischiano dei contraccolpi. Quindi c'è una guerra mediatica che non si era mai vista prima. La guerra in Iraq è stata la prima guerra in cui la televisione ha vinto sugli altri media. L'11 settembre è stato il momento in cui internet ha vinto sulla televisione. Adesso abbiamo una guerra che si gioca da una parte sulle fake news, e quindi le fake news, l'industria della fake news russa si sta muovendo a 360 gradi. Non dimentichiamoci che la comunità europea ha bloccato Russian Today
e ha bloccato anche la Sputnik, che tra l'altro esce anche nel nostro paese, perché nel nostro paese c'è una redazione ed è molto quotato nel nostro paese. Quindi io credo che sta avvenendo qualcosa veramente di storico dal punto di vista della comunicazione, che deve essere studiato, documentato, perché è qualcosa che non avevamo mai visto. Professore, chi sta vincendo questa prima parte della guerra dal punto di vista mediatico? Non ho sentito la domanda. Chi sta vincendo mediaticamente la guerra in questo momento? Ma guardi, quando si spara sui bambini, si spara sugli anziani, si bombardano dei centri che aiutano le persone disabili, si perde sempre. Quindi sicuramente Putin potrà fare tutte le strategie militari, probabilmente lui sta cercando di far capire che vince dappertutto per poi avere in cambio alcune zone, probabilmente sta cercando di fare la prova di forza perché si è sentito un po' tradito, questo è quello che dicono gli analisti politici con cui mi sono confrontato, si è sentito tradito dal fatto che lui ha smantellato il patto di Varsavia, ma la NATO non ha smantellato allo stesso modo, anzi si è rafforzata in Europa, e quindi lui ha paura che l'unica apertura a mare, che è quella appunto dell'Ucraina, e le basi della NATO possono arrivare fin dentro casa sua. Però dico, al di là di queste questioni, chi uccide i bambini, chi uccide le persone deboli sbaglia sempre. Sa chi sta vincendo questa guerra, direttore? La sta vincendo la disinformazione, perché per la prima volta noi ci stiamo trovando in un mondo, e già la disinformazione ha vinto la battaglia in un momento tragico come quello della pandemia, adesso la disinformazione sta vincendo anche questa guerra, e la cosa grave è che noi non riusciamo ad essere informati bene su nulla, non riusciamo ad avere verità su nulla, non riusciamo ad avere verità sul numero dei morti, non riusciamo ad avere verità sulle persone che sono andate via da lì, non riusciamo ad avere nulla su nulla. Ecco, vedete, questa giornalista coraggiosa che ha fatto questo tipo di azione, considerate che senza i social network questa azione non avrebbe avuto una diffusione mondiale così come hanno avuto, raggiungendo tutti, raggiungendo anche le persone che non seguono i telegiornali attraverso i messaggi che passano sulla messaggeria veloce. Siamo in un universo nuovo di comunicazione, certo siamo quasi nel metaverso, come lo chiama Zuckerberg, e in questo momento quello che abbiamo capito è che al 100% studiare la comunicazione dal punto di vista strategico è parte della strategia offensiva o difensiva. Francesco Rao. Sì, professore, buonasera, ben trovato. Secondo lei l'America ha ben capitalizzato quell'errore che ha compiuto nel 1968, quando la guerra nel Vietnam scoppiò proprio perché c'è stata una fake news gigantesca? Ma guardi, l'America secondo me ancora non ha capito tutte le fake news, anche perché cambiano i governi. Io faccio vedere a lezione ai miei studenti la fake news di Colin Powell, che fa vedere l'antracite, che dice che bisognava bombardare l'Iraq perché questi erano pericolosi, avevano le armi chimiche, eccetera eccetera. I fake news l'America ne ha tirate fuori tantissime, e non credo che anche in questa occasione non ci siano anche da parte loro delle notizie che in qualche modo artatamente escono fuori. Però devo dire che in questa circostanza i servizi segreti americani hanno detto che ci sarebbe stato l'attacco, lo hanno anticipato e i tempi sono stati precisi. Al contrario, i servizi segreti russi, da quello che dicono appunto i giornalisti occidentali, sono stati decapitati perché non sono riusciti effettivamente a dire a Putin quale sarebbe stata la vera reazione degli ucraini, e quindi Putin oggi si trova ancora a fare una guerra che pensava di chiudere nel giro di pochi giorni, mettendo sotto il suo tacco il popolo ucraino. Quindi secondo me l'America in questo momento è in grandissima difficoltà, e soprattutto non dimentichiamoci una cosa, che dal punto di vista della comunicazione chi sta indovinando effettivamente tutte le mosse è la Cina. La Cina è
diventato un punto di raccordo rispetto a quelli che sono gli equilibri mondiali, e nessuno di noi l'avrebbe mai pensato. Certo, chi vuole pensare male, voi avete in studio un sacerdote e quindi ci affidiamo alle sue benedizioni, dice che non sarà un caso che prima c'è un virus che parte dalla Cina e che arriva in tutto il mondo, e dopo c'è una guerra che la Russia fa per conquistare delle fette e quindi mettere a posto l'Europa e l'America. Quindi c'è chi dice che ci sono, diciamo, delle sovrastrutture geopolitiche che stanno cercando di ristabilire degli equilibri. Tutto questo è certamente, tutto questo lo scopriremo nei prossimi anni, però devo dire che nessuno avrebbe mai pensato alla grande forza della comunicazione in questo momento, in questo conflitto, e nessuno sta pensando quanto il fatto che noi non riusciamo a comprendere qual è la verità fino in fondo di tutta questa vicenda, poi in qualche modo ci metta nelle condizioni di essere poi pronti a dare una risposta adeguata. Diciamo una cosa, che tutti abbiamo una grandissima paura, io lo sento in tutti i confronti che faccio, parlando con i ragazzi, parlando con i bambini nelle scuole, nei posti dove vado, sento tantissima paura che una guerra mondiale possa annientarci. Sento le persone anziane che ripensano a tutto quello che hanno vissuto, e certe volte penso effettivamente a una cosa: io ho vissuto la guerra tramite il racconto dei miei nonni, tramite quello che loro mi dicevano, e oggi più che mai sto pensando che mi sono fatto raccontare poco di quei tempi e che avrei voluto saperne un pochino di più. Allo stesso tempo vi dico, e lo dico in particolare al professore Rao, che come me, oltre ad essere sociologo, è anche giornalista e quindi sa perfettamente quali sono i limiti che un giornalista può avere anche in una situazione di guerra. Io nel 1992, nella mia prima vita, quando facevo il giornalista per Video Music, andai a fare un reportage in Iraq, perché Battiato fece un concerto per la pace, io feci il reportage che serviva da traino televisivamente per questo concerto. E ho vissuto quello che significa le bombe addosso di notte, il terzo raid americano e dei paesi alleati che volevano a tutti i costi far fuori Saddam. Sono andato a documentare che cosa significava, allora si chiamava embargo, ora si chiamano sanzioni, che cosa significava l'embargo, vedere morire bambini negli ospedali perché non avevano le siringhe, perché non avevano delle cose che noi tranquillamente gettavamo. Ecco, io penso che anche i giornalisti che sono lì al fronte e che stanno vedendo e stanno cercando di raccontare determinate cose stiano vivendo un momento di grandissima difficoltà. È per loro un lavoro difficilissimo, perché loro provano a raccontare la verità, e nel momento in cui raccontano la verità sanno perfettamente che c'è una mistificazione accanto a loro che non riescono a leggere come vorrebbero. E questo, chi ha fatto l'esperienza dell'invio di guerra, chi è stato nei luoghi di guerra, sa perfettamente che in quei momenti, oltre a rischiare la vita, tu hai la grandissima responsabilità di far vedere, perché sei gli occhi del mondo che vuole capire. E quindi è una responsabilità incredibile. Oggi io, da studioso della comunicazione, mi rendo conto che la responsabilità che in questo momento hanno i giornalisti che sono lì al fronte è una responsabilità notevole. Sono veramente i nostri occhi, la nostra anima, sono quelli che ci possono tradurre effettivamente tutto quello che di terribile sta accadendo e che noi non avremmo mai voluto vedere. Io volevo ascoltare anche su questo, che abbiamo già collegata l'ex ministro della difesa, la professoressa Elisabetta Trenta. Benvenuta professoressa, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averla tra noi. Ecco, la vediamo, riusciamo a vederla. Regia, c'è qualche problema forse. Allora, quando è pronta la professoressa me lo dite, un commento veloce, ha chiamato in ballo anche prete, il professore Pira dice, insomma, poi parliamo di solidarietà, ma una lettura di Pira mi pare che converge, no? Sì, converge, penso soprattutto che ancora di più stiamo sperimentando, l'abbiamo visto nelle guerre precedenti che anche il professore citava, però siamo interconnessi in un modo incredibile in questi ultimi
decenni, diciamo. Sono immagini che ti piovono dentro casa e sono immagini che riescono anche a smuovere tutta una serie di, come dire, di problematiche e nello stesso tempo, poi lo diremo, anche di risorse, tra l'altro, no? Però questa interconnessione che poi ha più livelli, è politico, è diplomatico, è economico, è mediatico, è militare, è emotivo, c'è tutta una serie di connessioni che creano davvero, mettono in rete tutto il mondo, diciamo. Questa è stata l'impressione. Infatti le immagini, però ci sono le fake news e certamente dobbiamo stare attenti, però poi quelle che ci smuove sono proprio le immagini, perché per esempio la nostra solidarietà parte da immagini dal quale come fai a stare fermo? Appunto, le immagini sono indiscutibili, sono dati certe immagini sono documenti. Certe immagini, molte immagini, queste sono un fatto e noi di fronte a un fatto dobbiamo prendere una posizione di fronte a un fatto. E ce ne sono alcune che scuotono in qualche modo, come dicevano, emotivamente. Ma ancora di più. A me hanno colpito due video che ho visto proiettati, uno è di oggi che riguarda la tennista russa Azarenka, che mentre gioca scoppia a piangere, ma è un pianto particolare che testimonia la difficoltà di molte persone che sono in giro per il mondo, che vivono questo dramma interiore. E poi un'immagine particolare del bambino ucraino che batte con il pugno sulla testa del papà che è soldato, ed è l'esempio di una rabbia di quel bambino di 3 anni che dice no alla guerra, sostanzialmente no alla guerra. Sono delle cose che poi colpiscono l'immaginario di ognuno e ti fanno riflettere su quello che sta accadendo, perché l'immagine poi ti deve far riflettere su quello che sta accadendo. Poi ci sono quelle più crude, vive, che sono il fatto, l'episodio che viene testimoniato, ed è qualcosa di veramente devastante. Penso che sia qualcosa di veramente devastante. Io volevo sentire la professoressa. Prego, prego, vuoi aggiungere? No, volevo solo aggiungere il fatto che, diciamo, abbiamo detto durante questi 2 anni di pandemia che il mondo è cambiato, il mondo adesso deve riprendere in un certo modo. La guerra però qua cosa ci ha insegnato? Di questi 2 anni di pandemia ci ha insegnato che l'uomo non è che abbia fatto ste grandi svolte. Penso che debba esserci una riflessione davvero molto più globale su tematiche forti come sono queste che ci hanno innestato nella nostra coscienza la pandemia e adesso la guerra. O facciamo delle riflessioni serie oppure continuiamo a farci travolgere da certi eventi. Ecco, Pira, il professor Pira voleva intervenire, prego. Sì, volevo dire che tra le immagini, no, per il sindaco evocava le immagini di questi giorni, c'è un'immagine che mi ha colpito terribilmente, che è l'immagine di una Instagrammer russa che sostanzialmente distrutto il suo iPhone, ha tagliato i vestiti di Zara, delle major occidentali, perché lei sostanzialmente ha perso il lavoro, perché aveva 6 milioni di follower su Instagram. Instagram non sta arrivando in Russia in questo momento, e lei ha detto: me ne frego di quello che sta accadendo, non me ne frega nulla delle sanzioni, andate Occidente, a quel paese. Ecco, questa immagine di consumismo emozionale, questa immagine del a me ne frega solo dei soldi e non me ne frega quello che sta accadendo, mi dà una sensazione, per ricollegarmi anche a quello che diceva mi fa pensare a quanto poco valore in questo momento assume la vita umana. Cioè noi non ci stiamo più preoccupando che ci sono in questo momento dei morti, c'è come dice Papa Francesco, c'è sangue e lacrime, e nonostante tutto questo sangue, nonostante tutte queste lacrime, ci preoccupiamo perché non riusciamo a fare business. E attenzione,
come giustamente diceva il direttore prima, questo è un momento in cui capiremo se questa guerra viene decisa a livello economico, perché probabilmente questa guerra finirà nel momento in cui dal punto di vista economico non ci saranno più accordi e nessuno è più disponibile a rimetterci ancora, e allora troveranno la quadra e tutto si rimetterà a posto, come è sempre successo quando c'era il problema del petrolio, quando adesso c'è il problema del gas, perché come giustamente ha detto Papa Francesco da Fabio Fazio, e io lo dico perché lui è veramente un grande statista, oltre ad essere un grande pastore, e ha detto: attenzione, la nostra società non sta capendo più dove sta andando, perché mette sempre davanti il profitto rispetto al valore della vita umana. Ed è da lì che dobbiamo partire. Se non partiamo da lì, se noi non facciamo capire ai nostri ragazzi ogni giorno a scuola, in università, che bisogna recuperare il valore della vita e smetterla con questo inseguire il potere, i soldi, le schifezze, perché tutto questo ci stanno, perché tutto questo ci fa sentire meglio. Ecco, noi siamo passati, attenzione, perché guardate che se voi chiedete ai giovani che cosa pensano della guerra, molti di loro vi dicono che ha ragione Putin. Perché il messaggio che sta passando è che Putin è l'uomo forte, che Putin è quello che decide di fare la guerra e la fa come se fosse un videogioco. E non dimentichiamoci che noi adesso stiamo dicendo che la Russia di qua e di là, ma la Russia l'abbiamo legittimata noi, la Russia l'ha legittimato l'Occidente credendo al progetto di Gorbaciov, e da quel momento in poi abbiamo sdoganato tutto, tanto è vero che oggi la Sardegna ci dice che il 30% di ricavi in meno nel turismo, che gli alberghi sono dei russi, che i ristoranti sono dei russi, e che ci sarebbe un crollo totale se continuiamo con queste sanzioni con la Russia. Ecco, noi abbiamo sdoganato i russi, li abbiamo messi nella condizione di riprendere quota, e oggi diciamo che sono i cattivi. Ecco, c'è qualcosa che non ha funzionato. Io vorrei aggiungere una riflessione su quello che diceva il professore. Attenzione, perché quello che sta avvenendo in Russia, anche da un punto di vista religioso, è un qualcosa di particolare. C'è una piena identificazione tra la Chiesa ortodossa russa e il governo. Sono gravi le affermazioni che ha fatto il patriarca. Ma non è una cosa di poco conto, perché lì c'è una convinzione. Se c'è una giustificazione religiosa, un fatto. Attenzione, di ma lì c'è una convinzione che il loro mondo sia il mondo sano e giusto rispetto a un Occidente debole e rispetto a un Occidente che è in decadenza, cioè, quindi è anche uno scontro culturale che noi in questo momento non riusciamo a percepire quanto per loro sia importante questo tipo di ragionamento e come si inseriscono in questo ragionamento le questioni dell'Ucraina e di tutti quei territori. Questo non è un aspetto di poco conto, perché da un momento di grande difficoltà, la caduta del muro di Berlino, la crescita, poi normale, giusta, anche ci sono stati degli episodi che hanno visto l'inserimento di alcuni fattori, e l'idea che questa madre Russia grande, che debba comprendere poi l'Ucraina, il Kazakistan. Sentiamo l'esperta di geopolitica, perché la professoressa Trenta. È una mia opinione, naturalmente. La professoressa Trenta, oltre ad essere stata ministro della difesa, che non è una cosa da poco, certamente, è anche un'esperta di geopolitica. Volevo ascoltare la sua opinione. Abbiamo ripristinato il collegamento, me ne scuso, ma purtroppo siamo appoggiati anche noi alle linee, quindi così come accade in guerra, anche in Italia, cioè, dobbiamo migliorare un po' anche in questi termini. Grazie intanto, le dicevo prima, di essere con noi questa sera, professoressa. Allora, prego, immagino che avrà tante cose da dire, più che una domanda, una riflessione su quanto detto finora, perché abbiamo visto e lo stanno vedendo in tanti che è una guerra che si combatte purtroppo cruda, col sangue, ma anche con le armi mediatiche. Ecco, dal punto di vista anche geopolitico, qualcuno diceva: non ci ha insegnato nulla la pandemia. Ci siamo ritrovati dopo una pandemia che ci faceva riflettere sull'essenza dell'uomo, su quello che è il valore della vita, eccetera, e ci siamo ritrovati in una guerra. Ma professoressa, è una guerra vera? Cioè, è una guerra questa? Volevo capire questo. È una guerra vera perché si sta combattendo come le guerre antiche. È una guerra che ha tutte le componenti però della guerra nuova, perché è iniziata già da molto tempo prima con una guerra ibrida, con una guerra di propaganda,
è iniziata con una propaganda interna proprio nei confronti dei russi contro i paesi occidentali, per cui c'è una parte della popolazione russa che è convinta che noi siamo veramente il paese del diavolo. Fortunatamente la propaganda non è arrivata fino in fondo, ma sicuramente è penetrata soprattutto nelle fasce più alte della popolazione. È iniziata ha una componente molto forte di attacchi cyber che hanno anche preceduto l'attacco vero e proprio, e poi è diventata una guerra vera, come quelle che si combattevano proprio uno di fronte all'altro, e che noi mai più avremmo pensato che sarebbe stato possibile vederla al centro dell'Europa. È una guerra di informazioni, e prima il professore parlava del fatto che la CIA ha rivelato tutte le informazioni che hanno ottenuto. È stato proprio uno strumento per bloccare la disinformazione di Putin, cioè rivelare quello che noi già sappiamo in qualche modo poteva servire a bloccare quelle falsità che potevano essere poi usate da Putin per condizionare gli esiti della guerra, no? Però ha funzionato, forse dal punto di vista dell'effetto sulla disinformazione, ha funzionato di meno dal punto di vista del cambiare il quadro strategico, perché di fatto, come è successo anche per il Covid, perché anche per il Covid noi sapevamo che sarebbe potuto succedere, perché che ci fosse la possibilità di una pandemia era scritto su tutte le valutazioni dei rischi che l'umanità stava affrontando, eppure fino alla fine i cigni neri noi non li calcoliamo. Diciamo che viviamo in un'epoca in cui di cigni neri ne abbiamo visti tanti, cioè di quegli eventi che fino a che nessuno ha visto il primo cigno nero tutti pensavano che i cigni fossero bianchi, e è legato all'imprevedibilità del mondo. Ecco, noi di eventi imprevedibili ne abbiamo visti tanti e sembra sempre che non siamo mai pronti, ma questo veramente non eravamo pronti, perché non lo abbiamo creduto possibile. Quindi è la preoccupazione? Enrico, una guerra non si immaginava, nel senso, lei ha fatto il ministro e pensava di fare tutto tranne che il ministro della guerra, per intenderci, no? Nel senso che non immaginava che alle porte dell'Italia o l'Italia potesse essere coinvolta in una situazione di questo, una situazione molto delicata, perché anche la no fly zone, se dovesse essere dichiarata, è un rischio altissimo. È una dichiarazione di guerra, ecco, molti dicono questo, sembra quasi una tutela, ma non è una tutela, perché di fatto se non viene rispettata c'è l'intervento militare, quindi ci troviamo in guerra. Un motivo per cui siamo diciamo un po' più deboli, no, rispetto a Putin, abbiamo anche semplicemente paura di pronunciare la parola terza guerra mondiale, e mai ci verrebbe in mente di minacciare una guerra nucleare. Allora, sempre nella guerra di comunicazione di cui si parlava prima, anche semplicemente la forza di dire o non dire qualcosa esprime un pensiero, esprime una possibilità. Noi questa possibilità l'abbiamo proprio scartata dalla nostra storia, e dico giustamente, però questo può essere utilizzato come un elemento di debolezza, in realtà un elemento di grande forza. Quando nei primi giorni della guerra mio nipote, che è un adolescente, mi ha detto: zia, rassicurami, perché l'effetto sui ragazzi di quello che sta succedendo è terribile, la prima cosa che mi è venuta in mente di dire è stata: anche dagli effetti più devastanti che ci potrebbero essere, ci proteggerà diciamo questa Pax nucleare, che in realtà ha affermato, no? Non si sono mai scontrati l'URSS con gli USA, perché la cosa sarebbe finita male. Ecco, quindi io lì per lì all'inizio ho pensato questo. Dopodiché invece a un certo punto ho quasi sentito come possibile anche le minacce che venivano fatte. L'ho anche detto in una trasmissione, anche il solo pensare che Putin possa essere impazzito, che voglia fare un'azione in cui lui sa che sta per morire, per esempio, e quindi decide di farlo in maniera plateale, no? Ha minacciato, farà una cosa che non si è mai vista nella storia. Anche se a questo evento noi diamo una probabilità pari allo 0,00001, però è una probabilità
che avrebbe un impatto talmente alto che noi non possiamo permetterci di considerarla. E questo, secondo me, dovrebbe farci utilizzare sempre una prudenza massima, perché poi invece, come dicevo prima, i cigni neri possono esistere, esiste la possibilità di eventi trigger, come che vengono chiamati, cioè quell'evento anche casuale, fortuito, non necessariamente voluto, che però quando si lavora al limite, quando si è al limite, può causare anche quello che non vogliamo, cioè che la NATO, per esempio, possa entrare in una guerra. Io sono più che sicura che faremo del tutto perché questo non avvenga, però anche la minima possibilità che possa avvenire, sapendo come andrebbe a finire, ci dovrebbe consigliare di utilizzare ai massimi livelli l'attività diplomatica. E sinceramente non so se questo sia stato fatto così come avremmo potuto farlo, ecco. Credo che uno sforzo in più sarebbe stato necessario ed è ancora possibile farlo. Ministro, torno subito da lei, volevo così salutiamo e congediamo anche il professore Pira, se è ancora in linea. Volevo chiedergli l'ipotesi, professore, che diceva il ministro Trenta, diceva magari Putin, c'è una possibilità che sia malato terminale, e dice la voglio far finita, perché ci sono delle indicazioni che parlano anche di alcune verità che noi non conosciamo. Ecco, un'ipotesi del genere ci spaventerebbe ancora di più, perché vuol dire che l'obiettivo è quello di portare il mondo ad una terza guerra mondiale. Ma questa è una notizia che ha dato il Daily Mirror, che è un tabloid, tutti sanno che è un tabloid, però poi i giornali di tutto il mondo l'hanno ripreso, poi si è capito che era una cosa poco credibile. Rispetto a quello che diceva l'ex ministro Trenta, durante la guerra fredda c'era una cosa che si chiamava equilibrio del terrore, almeno nelle narrazioni giornalistiche veniva riportata così. Che cos'era l'equilibrio del terrore? Era proprio questo accordo tacito che nessuno doveva usare le armi nucleari, nessuno doveva usare le armi atomiche, perché erano d'accordo che nessuno doveva fare mai questa prima mossa, ed era questo equilibrio del terrore reggeva le sorti del mondo. Oggi, dopo la dichiarazione di Putin, noi capiamo perfettamente che questo equilibrio del terrore non tiene più. E quindi io sono totalmente d'accordo con quanto diceva l'ex ministro prima, perché ha totalmente ragione sul fatto che c'è una debolezza di chi anche nella narrazione che noi stiamo vivendo in questi giorni arriva dopo, e Putin è arrivato prima, su questo ha ragione, perché lui ha detto prima: attenzione, perché se voi arrivate dalle mie parti io uso le armi nucleari. Quindi io non lo so se lui effettivamente c'è con la testa, se non c'è con la testa, se questa notizia ha un fondo di verità, però io credo che anche su questo non dimentichiamoci che fino a qualche anno fa c'era chi diceva che ci voleva un bel Putin anche in Italia, quindi tutti lo hanno accreditato, tutti hanno detto che Putin era una persona affidabile che poteva in qualche modo gestire quella parte del mondo. Oggi noi ci troviamo non solo con Putin, ma ci troviamo anche con una Cina che è fortissima, con un'India che è fortissima, e ci troviamo con gli Stati Uniti che in questo momento sembrano, dal punto di vista anche della comunicazione, molto debole, e ci troviamo con un'Europa che sta dando un segnale di unità ma che non è attrezzata per essere unita. Non dimentichiamoci che l'Europa non si è mai messa d'accordo, sulle armi insieme, sull'esercito comune, perché non è stata, come hanno detto i padri fondatori, un'Europa dei popoli, ma è stata un'Europa degli stati, dove ha sempre vinto una certa la voglia di dimostrare la propria identità, più che invece sentirsi in effetti parte di un progetto. E oggi noi non ci sentiamo europei, ci sentiamo cittadini italiani, i francesi sentono francesi, i tedeschi tedeschi, e quindi anche questo ci indebolisce rispetto invece a un nuovo zar che ha una visione d'insieme che purtroppo l'Europa in questo momento non sta
sta dimostrando al di là dell'aggregazione, al di là dell'aggregazione. Vi ringrazio davvero, purtroppo devo scappare, però assolutamente, professore, possiamo approfittare, se c'ha sotto mano il suo libro lo facciamo vedere, perché volevo ricordarlo. Non ce l'ho, però insomma non importa, dai. È un libro bello che consiglio a tanti. Sono due edizioni, vero? Diciamo è la seconda, vuole ricordarlo lei direttamente? Sì, allora, diciamo, l'ultimo saggio si chiama Figli delle app e parlo di rapporto tra giovani e nuove tecnologie, e poi c'è una raccolta di pensieri sulle nuove tecnologie che si chiama Pirateria 2 la vendetta, che è uscito da 2 mesi, e anche questo insomma sta andando benino nelle librerie, e questo mi fa molto piacere, perché sono dei pensieri interessanti su come noi viviamo quotidianamente il nostro rapporto con i social network. Sono libri, grazie, sono libri di estrema attualità e anche parlano di tecnologia, e a proposito di tecnologia li trovate anche su Amazon, ormai si compra tutto online. Parliamo di pace e non di guerra. Se questa cosa si riesce a chiudere, dobbiamo parlare sempre di pace, soprattutto ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. Grazie. Piero Romeo. Ah, ma sono pienamente d'accordo con quello che ha detto il professore, soprattutto se si tratta dei temi che riguardano, come diceva lui, la vita umana, che è quello che penso che siano i temi che bisogna riprendere a partire, e ancora un'altra cosa giusta che diceva il professore, a partire proprio dai più piccoli. Qua si tratta di partire da un'educazione fatta ai più piccoli, dall'inizio, e soprattutto le istituzioni che sono la scuola, che sono la famiglia, che sono la chiesa, che sono i comuni, che sono la società civile, no? Dovrebbe riprendere in mano questi temi forti e portarli ai nostri ragazzi. Credo che questa sia una possibilità di opporsi a tutta questa violenza, a tutto questo male, a queste guerre che poi a un certo punto noi, io dico sempre, ci scandalizziamo, è uscita fuori la guerra, lo so che è uscita fuori la guerra, io capisco che è uscita fuori la guerra, però ci stanno tutti dei precedenti, ci stanno dei modi di pensare in modo egoistico, individualistico. Il tema principale, tu apri la televisione, il tema principale è a che punto sta la borsa, a che punto sta l'economia, a che punto se ce l'hai i soldi o non ce l'hai i soldi oggigiorno, e allora poi la gente si sente sminuire, no? Quando io non ho i soldi, io non funziona questo, quello non funziona, quell'altro non funziona, diventa il tema centrale che poi porta a guerre di tutti i giorni. Oggi mi pare che è stato detto che il figlio ha ammazzato il papà e la mamma per questioni di soldi, o sbaglio? Era già andato a comprare la casa. Era già andato a comprare, ma questo è successo, ogni anno succedono queste cose qua, ma perché forse ai nostri ragazzi stiamo passando l'idea che se non c'hai i soldi non vivi, non campi. Terribile, Francesco Rao. Su questa affermazione di Don Piero io chiederei alla professoressa Trenta. L'Italia praticamente si ritrova in una condizione particolare, perché attualmente la Russia fornisce una alta percentuale di gas. Dal suo osservatorio e dall'esperienza che ha vissuto nell'esercizio della funzione di Ministro della Difesa, professoressa, tutto ciò poteva essere, come dire, contenuto nel tempo? E quella famosa lettera di Kissinger nel 2014, che anticipava i tempi, anche Romano Prodi ne parlò, come mai non è stata tenuta in considerazione? Forse si pensava che la guerra era davvero l'ultima spiaggia, era troppo lontana? Ma io sono stata spesso, scusate, e intervistata anche sui rapporti con la Russia, no? Perché anche nel governo di cui facevo parte c'era da parte di alcuni, non da parte mia, una vicinanza molto forte, e ho sempre risposto che la Russia è un soggetto con il quale noi dovevamo continuare a dialogare, che il dialogo non va mai bloccato, e che era un soggetto, una controparte economica importante, e questo non si può negare. D'altra parte però, mentre il dialogo deve sempre andare avanti, ogni volta che dal punto di vista economico si diventa troppo dipendenti da una sola fonte energetica o da un solo fornitore, questo diventa sempre una debolezza del paese, e quindi credo che sia stato un grande errore quello di continuare a muoversi pensando che sarebbe andato sempre tutto bene. A volte non va tutto bene, quindi differenziare le fonti energetiche
andare, finalmente è stato scelto di andare con forza verso la transizione ecologica, una transizione ecologica che oggi da un certo punto di vista si blocca perché stiamo pensando di riattivare le centrali a carbone. Nello stesso tempo però, rispetto all'aumentare del prezzo dei carburanti, la transizione ecologica diventa meno costosa, no? Perché la transizione è costosa, però diventa meno costosa di quella di continuare a scegliere. Io credo che in questo momento dobbiamo fare un'accelerazione, in questo senso mi pare che il governo stia cercando di farlo nella differenziazione delle fonti, ma anche nella scelta della transizione, anche fatta nel piccolo, perché diventa anche un modo di pensare. La creazione di comunità energetiche a livello locale non risolverà i problemi, però ci dà la direzione e in questo momento è importante farlo. Noi dobbiamo già oggi pensare a che cosa sarà domani, perché non possiamo nascondercelo, domani sarà diverso da quello che è stato ieri. E io dico, da un certo punto di vista, forse nella parola crisi ci sono sempre due sensi, uno è il senso di crisi e l'altro è il senso di opportunità. Questo nei caratteri, sia quando vengono scritti in cinese che in giapponese, c'è questo doppio valore e quindi noi dobbiamo in questo momento anche prendere l'opportunità di fare delle scelte che non siamo riusciti a fare, non solo dal punto di vista energetico, dal punto di vista ambientale, ma anche, io direi, dal punto di vista del coraggio di rivedere il sistema delle relazioni internazionali, che non funziona, perché le Nazioni Unite non possono funzionare e d'altra parte esprimono soltanto la forza degli stati che erano risultati vincitori dopo la guerra mondiale. Quindi perché in questo momento non rilanciare un grande pensiero? Ecco, quello che mi dispiace è di non sentire nessuno che cominci a parlare di un rilancio di scelte per il futuro. È adesso che dobbiamo farle e debbono essere delle scelte molto coraggiose, rimettere tutti insieme, anche Putin, anche tutti i rappresentanti della comunità mondiale. Si è accennato prima a Papa Francesco. Io ho fondato un partito nell'ultimo periodo che si chiama Noi Nuovi Orizzonti per l'Italia e nei documenti che ho scelto a base di quella che sarà la linea del partito ho scelto di inserire anche l'enciclica Fratelli Tutti. Perché? Perché credo che Papa Francesco sia l'unica persona che ha lucidamente di fronte a sé la coscienza del fatto che il mondo non si può richiudere, ma di fronte a delle sfide che sono delle sfide globali e che ci uniscono tutti insieme, perché nessuno di noi riuscirà a risolvere da solo la sfida dell'immigrazione o la sfida dei rifugiati, nessuno di noi riuscirà da solo a risolvere il problema climatico, nessuno di noi riuscirà a risolvere i problemi delle pandemie che diventeranno sempre di più anche per via delle condizioni climatiche o dei conflitti che aumentano anche per effetto di ciò che succede nel clima. Ne usciremo sempre tutti insieme. Allora, questo uscire tutti insieme significa che dobbiamo avere anche uno strumento politico e internazionale che ci consenta di uscirne insieme. Non ne possiamo uscire insieme dividendoci. Che cosa ha fatto l'Unione Europea? Di questo forse un giorno magari ringrazieremo Putin senza nominarlo, perché non possiamo ringraziare Putin di quello che è successo, però l'Unione Europea ha trovato la forza di unirsi. L'ha trovata di fronte alla pandemia e l'ha trovata adesso di fronte alla guerra. Ecco, uno sforzo in più. L'Unione Europea deve trovare la forza di unirsi politicamente, perché, diciamoci la verità, non possiamo parlare di un esercito europeo e di un'Europa della difesa se nell'ambito dell'Unione Europea i paesi non decidono anche di avere una politica estera comune. Allora, facciamo uno sforzo in più nel momento della crisi massima per fare in modo che da questa crisi, quando se ne uscirà, e ne dobbiamo uscire perché l'alternativa non ci piace e l'alternativa è un'alternativa che va a limitare le possibilità di futuro, lo faremo con delle convinzioni e delle capacità più importanti. E rispetto all'Unione Europea, nella quale io credo molto, però bisogna appunto lavorare su un'unione che sia anche politica,
Credo che un'Unione Europea rafforzata e di questo genere diventi anche importante nel riequilibrare l'accordo, la collaborazione euro-atlantica, facendo in modo che l'Europa sia una delle due gambe di questa, di questa collaborazione, perché questo renderebbe molto più forti anche sia l'Europa che gli Stati Uniti e molto più forte anche la NATO. C'è sempre stato un po' forse di paura nella NATO nel vedere un'Unione Europea che diventa anche un'Unione della difesa, no? Invece in questo momento, questo è l'altro vantaggio, mi voglio sforzare di trovare i lati positivi che ci possono mandare avanti, abbiamo capito che possiamo lavorare insieme senza che nessuno limiti l'altro, e un'Unione Europea forte diventa un elemento di stabilizzazione per tutto il mondo. No, una curiosità, perché la professoressa, l'ex ministro, prima parlava delle fonti energetiche. Una curiosità, io negli anni 90 ero a Napoli e una nostra collaboratrice, diciamo così, una professoressa ormai purtroppo scomparsa, Giuliana Martirani, professoressa di geopolitica. Lei un giorno, io lo ricordo questo nitidamente, aprì la cartina geografica, siamo negli anni 91-92, aprì la cartina geografica e disse: adesso vi dico dove avvengono le guerre nel terzo millennio. E lei fece vedere tutti i percorsi dei gasdotti, del petrolio, e disse chiaramente: le guerre nel terzo millennio saranno solo per le fonti energetiche. La prima guerra forte, parole sue, io me le ricordo chiaramente, è l'Afghanistan. E questo di fatto è il tema, come diceva la professoressa, il tema è che qua bisogna reperire fonti energetiche e gli stati hanno bisogno di fonti energetiche. E noi siamo un paese povero, tra l'altro, di fonti energetiche. Quindi questo tema è un tema che va discusso a livello naturalmente globale, perché altrimenti sì, si va di guerra in guerra quasi. Sì, ma non soltanto la questione energetica, c'è anche tutta la questione legata all'acqua, legata alla scarsità delle risorse idriche. Sono i temi che in questo momento ci stiamo guardando di nuovo più ad est, ma se nel Mediterraneo continuano ad accadere tutti quei conflitti e tutti quelli latenti o meno che sono legati a questi temi. E ci stiamo tanto preoccupando dei russi, ma ricordiamoci che sfruttando le debolezze dell'Unione Europea, la distrazione più o meno, diciamo, anche degli Stati Uniti, che a un certo punto hanno deciso di occuparsi un po' meno di Medio Oriente per spostare la loro attenzione sul Pacifico, in questo frangente noi ci ritroviamo con un Mediterraneo in cui i russi hanno ottenuto molte posizioni in Libia, sono presenti in Libia ma anche in molte zone dell'Africa attraverso il gruppo Wagner, che è un gruppo di contractors che combattono e per conto del paese. E dall'altra parte abbiamo la presenza militare della Turchia, che anche si estende e lavora tantissimo in Africa, e c'è questa collaborazione tra Turchia e Russia, che è da una parte una competizione ma dall'altra è anche una collaborazione. Quindi i pericoli non stanno solo ad est, i pericoli sono tanti, molto vicini anche all'Italia, anche nel Mediterraneo. E le soluzioni vengono sempre dalle cooperazioni. Per questo che dico che in questo momento io spero che l'Unione Europea prenda questo slancio per ripensarsi, per ripensare anche un rapporto con il Mediterraneo, e l'Italia deve essere protagonista di questo rapporto con il Mediterraneo, perché noi siamo un ponte nel Mediterraneo. Non ci dobbiamo dimenticare che la maggior parte delle sfide, anche se oggi abbiamo una guerra che viene da est, per noi Italia in particolare vengono dal sud. Non dobbiamo dimenticare, ecco, questa è una cosa che purtroppo Putin è già riuscito a fare, al di là se vincerà o non vincerà la guerra, e da come si stanno mettendo le cose sembra che possa non vincerla, anzi noi faremo di tutto perché non la vinca, però una guerra l'ha vinta ed è contro l'Europa, ed è una guerra che utilizza i rifugiati come un'arma. Professoressa, posso chiedere una cosa? Posso interrompere un attimo? Sì.
secondo la sua analisi, quando è che Putin vincerà la guerra? Cioè, qual è l'obiettivo che secondo lei lui si prefigge di raggiungere per dire ho vinto la guerra? Preciso. Allora, lui l'obiettivo l'ha dichiarato ed è stato dall'inizio la neutralità dell'Ucraina e il riconoscimento di Donetsk e delle due repubbliche di Donbass, e della Crimea, perché l'Ucraina non ha mai riconosciuto le due repubbliche secessioniste, Donetsk e Lugansk, non ha mai riconosciuto la questione della Crimea. Ovviamente è qualcosa che noi rifiutiamo perché non fa parte del diritto internazionale e noi abbiamo la forza che sta soverchiando il diritto internazionale. È chiaro che di fronte a questo la nostra posizione deve essere ferma. Però dobbiamo anche capire che in questo momento non abbiamo uno strumento che funzioni e che dovevano essere le Nazioni Unite che possa fermare chiunque decidesse di fare una cosa del genere. Io credo che Putin, come si diceva prima, probabilmente si è sopravvalutato. È quello che succede spesso, posso dirla la parola, ai dittatori, perché Putin di fatto è diventato un dittatore, agli autocrati, nel momento in cui le persone vicino a loro hanno paura di dirgli la verità. Non so se vi è capitato di vedere il video del capo dei servizi russi, che quando Putin aveva deciso di attaccare, lui stava sconsigliando di farlo e di fronte a lui, imbarazzato, alla fine ha detto esattamente, facendosi imboccare da Putin, le parole che Putin ne voleva. Allora, questo è quello che succede a tutti i dittatori. A un certo punto non hanno più gente che gli dica la verità. E forse Putin è vittima anche di questo, per nostra fortuna, e questo lo porterà a perdere. Però dobbiamo dire una cosa, che se oggi tutti quanti, per fortuna, ricominciano a parlare di trattative, dobbiamo dire anche che le trattative non si fanno da una sola parte, non si fanno con le minacce e non si fanno, in questo caso, con chi sta sotto le bombe e sicuramente perderà. Le trattative vanno fatte quando si sa su che cosa siamo disponibili a perdere e su che cosa assolutamente non possiamo perdere, e dobbiamo capire qual è questa cosa che il nemico o l'avversario o la nostra controparte è disposto a cedere e quale invece è essenziale per la sua vita. Se non arriviamo anche noi a questo punto di maturazione, sarà difficile arrivare a delle trattative. Quindi questa è la fase in cui la diplomazia, io spero che, mi immagino che sia piena di persone che stanno lì e cercano di capire come risolvere questo problema, e spero che lo stia facendo anche Putin, perché in realtà, anche se prima ho citato quella che è una notizia che molti giornali hanno dato, ma io credo che sia solo una speranza che alcuni esprimono, mi sembra un essere molto razionale che sta facendo soltanto quello che aveva già detto e che faceva parte della dottrina delle forze armate sovietiche. E se si comporta ancora da essere razionale, sarà sicuramente possibile arrivare ad individuare una via di uscita dalla situazione in cui ci siamo messi. Nonostante questo, però, avremo un grande problema, che è il problema dei profughi. E l'Europa è stata già messa sotto scacco matto per i profughi, in un certo senso dalla Turchia, a cui abbiamo dato dei soldi per proteggerci dai profughi siriani. Potrebbe essere messa sempre sotto scacco matto da parte della Turchia anche dal sud, perché la Turchia è rimasta in Libia, e sarà messa in scacco matto sul confine est sia dalla Bielorussia sia dalla Russia. Noi dobbiamo risolvere il problema delle migrazioni e decidere che è un problema che non possono affrontare i singoli paesi, ma va affrontato tutti insieme. Professoressa, non so il tempo che lei ha a disposizione, però se può aspettare, veda lei. Noi ora, a proposito di profughi, ci vogliamo collegare con Siderno Superiore, dove c'è per noi Pino Carella, è collegato esattamente, Don Piero. Si tratta della casa parrocchiale, no? Mi pare di capire. Si tratta di una casa a disposizione della parrocchia. In questa casa sono stati accolti
queste famiglie, sono una quindicina di persone, grazie anche naturalmente all'appoggio di Don Giuseppe Alfano, con il quale siamo partiti insieme per questa piccola missione che abbiamo fatto. Linea Pino Carella, in diretta. Eccovi collegati, ci sono anche tantissimi bambini in tenerissima età, quindi è anche difficile riuscire a tenerli fermi. Allora, Don Giuseppe, raccontiamo un po' l'approccio con questa gente, com'è stato? L'approccio con questa gente com'è stato? E c'è un po' di difficoltà a livello di lingue, purtroppo parliamo lingue diverse, però riusciamo a comprenderci anche grazie all'aiuto del telefonino. Poi tra i nostri ospiti c'è una signora che parla un po' di italiano, quindi gesticolando e cercando aiuto con il telefonino cerchiamo di capirci. E parlano di quanto hanno vissuto, delle bombe, della guerra. Sì, ieri avevamo anche Natalia che era molto preoccupata in quanto i figli gli avevano mandato dei messaggi dicendo che purtroppo dovevano nascondersi giù sotto i bunker perché c'erano degli aerei che giravano sulla loro città e per qualche ora non è riuscita nemmeno ad avere delle notizie dei figli, quindi puoi immaginare, no, il cuore di una madre, cosa può passare anche nella mente di una madre che aspetta di avere notizie dei propri cari. Giuseppe, io vado in mezzo a loro, mi avvalgo dell'aiuto di Irina, che è anche mia moglie peraltro, quindi ci dà una mano. Vieni Irina, andiamo qui, facciamoci raccontare un po' da questa gente quello che hanno vissuto. Как я попала? Когда началась война... Давайте я вас представлю. Как вас зовут? Скажите, и откуда? Меня зовут Татьяна, я с Харькова. Сона Татьяна, сона да, città Харьков. La città martoriata dalle bombe, peraltro. Vai avanti, Татьяна. Тань, продолжай. Когда началась война, Харьков – это город-герой, который... Харьков una città eroe. Харьков, quando sono cominciato tutto a Харьков, ha preso in prima questa situazione, ha preso in primis. È stata una delle prime città bombardate, in sostanza, vai. К сожалению, бомбят дома. Purtroppo dispiace che bombardano le case di civili, le scuole. E tu hai famiglia, l'hai lasciato qualcuno? У тебя там семья есть, оставила там кого-то? No, sono stata lì da sola. Sei stata nei rifugi là? Вы были в подвалах там какие-то? Sì, sono stata. Grazie, andiamo da Natalia. Natalia arriva da Lvov, vero? Lvov, sì. Leopoli. Sì. Adesso si chiama Leopoli. Allora, sì. Raccontiamo un po' il tuo viaggio, come sei arrivata? Io sono vedova 6 anni. Il mio viaggio... Io voglio rozumieć po... No, vabbè, per quadrato, che... Nie, non si... Ну, у нас спокійніше, але da loro un po' più tranquillo, però era difficile arrivare alla frontiera. Perché tutti arrivavano da Харків, da Kiev, non c'erano i posti sul treno. Era un punto di raccolta Leopoli in sostanza. Ricordiamo che è la città più vicina alla frontiera polacca, per questo motivo. Leopoli, sì, la città alla frontiera. Lei sono riuscito a mettersi sul treno al seconda notte. Eravate in tanti sul treno? Было много вас. Ну, людей много. Много, но не все сели. Несколько человек, потому что не было свободных мест. Non,
eravamo tanti persone, solo non siamo riusciti, non sono riusciti a salire tutti, solo qualche persona sono riuscite a salire sul treno. Ok, grazie. Andiamo adesso da un papà che è venuto con la moglie, è qui Tania, lui si chiama? Ivan. Ivan e Tania hanno 6 figli, lo sono scappati tutta la famiglia in sostanza, giusto? Sì. È stato un viaggio difficile per te. Difficile con i bambini. Era difficile per loro la strada. Hanno camminato a piedi tanto? Ви, ну как, пешком шли, как вы добирались? У нас наемные волонтеры, у нас нам священные. Лоро, оно, una persona di volontariato, un prete, ну этот ваш знакомый священник. Він теж займається волонтерством. Questo prete fa anche volontariato, ci aiuta. E loro hanno aiutato ad arrivare alla frontiera, arrivare a Užgorod alla frontiera. Insomma, la Chiesa gli ha dato una mano, grazie Tania. Andiamo da queste due signore prima di parlare anche con un bambino, vediamo cosa ci racconta. Il vostro viaggio, raccontate un po' questo viaggio difficile anche per voi. Da dove venite intanto? Откуда ви? Ми з Чернігова. Loro sono di Чернігов. La città a nord di Kiev, mi pare. Sì. На севере от Киева, на севере находится. Sì. E la frontiera con la frontiera però praticamente con la Russia e Bielorussia. Ho capito. Russia e Bielorussia frontiera. Com'è stata il tuo viaggio? Как ваша дорога вот эта вот, ну, была. Tu sei venuta con due bambini qua. Ви приїхали з двома дітками. Il viaggio era molto difficile, è durato 5 giorni. Per arrivare a Užgorod hanno preso macchina. Vediamo che la frontiera slovacca. Persone. Sono passati il corridoio della frontiera e sono salite sulle pullman. E Don Giuseppe ha preso, grazie mille a lui, perché lui ama molto i bambini, aiuta tanto. Noi intanto qui ammazziamo un po' il tempo giocando con i bambini. Vieni qua, ti chiami, vieni, il nome? Dimitri si chiama. Dimitri, facciamo un gioco, l'abbiamo appena fatto. Перед поиграем с тобой в ту игру, которую мы только что с тобой играли. Ecco, ammazziamo anche il tempo così. Vi ridò la linea, a dopo. Volevo farti una domanda, anzi meglio farla a qualcuno che è là, magari a qualche donna. Ecco, volevo capire, visto che sono a maggioranza, sono tutte donne e bambini, i loro mariti dove sono in questo momento? Mi senti? Vediamo se riusciamo a rifare la domanda. Pino, mi senti? Non mi sente, perfetto. Cerchiamo di ripristinare il collegamento perché... Noi abbiamo visto, la professoressa Trenta appunto ha fatto prima un discorso molto ampio legato appunto a una questione geopolitica. Ora siamo arrivati appunto a toccare con mano le difficoltà di questi ragazzi, di queste donne, di questi uomini. Ricordiamo che Don Piero ha compiuto questa missione, avete portato ora in faremo Calabria, vedere anche un servizio, ecco, 46 perché... persone, però noi abbiamo il sindaco di Cittanova e c'è un'esperienza e condividiamo quanto dice il sindaco con la professoressa, vediamo anche lei cosa pensa in merito. Ai tempi del Covid i sindaci sono stati praticamente il front office dei cittadini. In questo momento qua si prevede che ci sia un arrivo non indifferente di persone che scappano dalla guerra, scappano tutta quella violenza. Sindaco, per l'ennesima volta è una lotta contro il tempo, siete soli. Come sta andando avanti e come saranno organizzate queste attività per accogliere queste persone che giungeranno nei nostri comuni? Allora io dico com'è che ci siamo noi mossi immediatamente dopo i primi giorni di guerra. La prima cosa che abbiamo immaginato di fare è
intanto prevedere delle forme di aiuti, aiuto in parte economico, in parte beni di necessità. Abbiamo fatto una lettera alle farmacie per le medicine, però la cosa che abbiamo immaginato potesse essere più d'aiuto in quel momento era incontrare la nostra comunità di cittadini ucraini presenti nel territorio di Cittanova, non una comunità grandissima a differenza di come quella marocchina, ma una comunità significativa che presenta circa 15 persone. Non le nascondo che è stato un incontro abbastanza toccante, perché c'era una preoccupazione seria da parte di molte persone che avevano fratelli, parenti che erano già in guerra, con i quali si sentivano quotidianamente. Grazie alla capacità che c'è stata di una di loro, che io ringrazio, Oksana, che fa la parrucchiera, di essere, diciamo, un punto di riferimento per il dialogo. Ma l'incontro che abbiamo voluto fare l'abbiamo fatto nella stanza, nella sala del Consiglio Comunale, l'abbiamo fatto in presenza della Caritas Diocesana, della Croce Rossa, il Comune e il nostro centro SAI, la cooperativa Sankara, perché noi siamo un centro SAI di ex SPRAR, quindi Cittanova ha un comune che ha aperto all'accoglienza sin dall'inizio. E con questi abbiamo organizzato un protocollo e abbiamo lavorato soprattutto sui ricongiungimenti familiari dove questi potevano essere fatti. E nel giro di 48 ore rispetto a quella notizia c'è stato un primo ricongiungimento familiare di 5 persone. Anche qui grande solidarietà, perché la famiglia che li ha accolti è una famiglia che vive con il reddito di cittadinanza, una famiglia che vive in una casa popolare, e quindi si vede il senso di appartenenza ai rapporti familiari. Aggiungo che ci siamo mossi su 3 direttrici: quella del rapporto soprattutto con le organizzazioni nazionali e soprattutto con la Caritas per gli aiuti, e sull'accoglienza c'è stato il rapporto col SAI, il rapporto creato con i privati, hanno dato una grande disponibilità, circa 20 posti li hanno date le famiglie, sono ora, diciamo, queste sono anche organizzate nel sistema che la Protezione Civile sta, perché poi sono venuti gli incontri anche col prefetto, sono andato a trovarlo, diciamo, in via del tutto informale per capire come ci potevamo muovere in questo momento rispetto alle richieste che venivano delle famiglie. Abbiamo creato un protocollo attraverso la cooperativa Sankara, attraverso anche Legambiente, la Croce Rossa ha fatto la sua parte, il Comune ha dato subito la disponibilità di tutti i beni confiscati che nelle condizioni in cui li abbiamo alla prefettura perché questi potessero essere utilizzati. Accanto a questo sistema, diciamo, pubblico di accoglienza che mira molto ai ricongiungimenti familiari, ci sono state gare di solidarietà dei cittadini, di associazioni, anche di forze politiche. Ognuno ha fatto la sua parte, come è giusto che sia in un momento così difficile e drammatico. Quello che è bene sottolineare è che al momento sono circa 47.000 i dati che ci vengono forniti dalla Protezione Civile, i cittadini ucraini presenti in Italia, il 50% sono donne, il 40% sono bambini e il 10% sono uomini, la gran parte sono persone anziane. E qui la domanda che volevo fare, sì, non interrompo, volevo fare a Pino Carella se mi sta ascoltando, io spero che mi ascolti questa volta. Allora Pino, volevo sapere se gentilmente chiedi a qualche donna che sta lì, perché vedo che sono a maggioranza quasi tutte donne e bambini, i loro mariti in questo momento dove sono e cosa stanno facendo? Sì, Irina, scusami, chiedi se i loro mariti dove sono e cosa stanno facendo? Чим вони займаються? А? Non hanno. Non hanno marito loro. No. Non hanno marito. No, è una domanda. Sono divorziati. Sono divorziati.
Perfetto, va bene così, Pino. Era una domanda perché immaginavo, Don Piero, che fossero in guerra. No, ma intanto lo sappiamo tutti che diciamo dai 18 anni ai 60 anni non passano. Ma la percentuale è abbastanza. Non passano la frontiera, diciamo. Non la passano perché li bloccano. Li bloccano. Ai 18 anni ai 60 anni rimani in Ucraina per dare una mano alla nazione a contrastare l'invasione. Ah, quindi diciamo, pur volendo non potrebbero venire. Non potrebbero. Noi però abbiamo portato, ci sono delle eccezioni, perché poi visto, c'è una famiglia intera lì con sei bambini, perché lui è passato perché c'ha sei bambini. Ecco, facciamolo parlare magari. Quindi questa è la bravo, ci sono dei motivi. Facciamo, per esempio, vi faccio vedere la più piccola, la nostra mascotte. Lei si chiama Irina, si chiama, vero signora? Quanti anni ha? Irina, la bambina si chiama Irina e ha 3 anni. Quanti anni ha? 3 anni. Chi è? 3 anni ha detto. È stato difficile per la bimba. Тяжело было для девочки. Sì, sì, era difficile. Sembra un po' spaesata, ma è normale. Tutti questi bambini da lunedì cominceranno anche ad andare a scuola, da quello che ho capito io, giusto? Sì, stiamo cercando per età, per sistemare, per modo di poter mandare a scuola già da lunedì. È quello che mi diceva prima Don Giuseppe, vero Don Giuseppe? Si sta programmando per farli andare a scuola, mi pare, giusto? Sì, 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 si fa tutto insomma per riuscire a introdurli nella società con le loro pari età, con la scuola. Io voglio chiederlo a un bimbo d'oro, sei contento tu che lunedì vai a scuola? Sì. Ha detto di sì, lui è contento di andare a scuola. Pino, chiedi quando ha interrotto la scuola? Da Seppe. Quant'è che non va a scuola? Сколько дней не в школу? Сколько времени ты уже не ходишь в школу? Когда прекратилось? 23 месяца. Месяц? Март. 23 марта последний. Dal 23 di febbraio non vanno a scuola. Ma quando è scoppiata la guerra, quindi. C'è. Prego. No, c'è addirittura nel seminario è ospitata un'altra famiglia, il seminario a Locri, dove c'è la signora, adesso non ricordo il nome, sta facendo la DAD. Con da qui con l'Ucraina. Questa è una cosa bellissima. Da qui finché funzionerà. Anche se loro sono nelle metropolitane. Ma lì chi è rimasto in Ucraina? Gli insegnanti? No, altri compagni sono di scuola? Rimasti altre, ma sono rimasti lei è insegnante, quindi lei è insegnante e attraverso la DAD sta insegnando a quei suoi ragazzi che stanno nella metropolitana, adesso io non so dove saranno, però in condizione naturalmente di guerra, e sta insegnando. Io volevo chiedere anche a professoressa Trenta, ecco, abbiamo parlato di profughi prima, lei stessa ha fatto menzione, qui in questa terra di Calabria poi siamo abituati a trovarne tutte le nazionalità, oggi l'ultimo sbarco con 120 persone proprio a 2 passi dalla nostra struttura portuale qua in Calabria. Ecco, professoressa Trenta, ma questa gente si sposta, da come parlano, sembra che lo facciano di una provvisorietà incredibile, nel senso che lo vorrebbero fare per pochissimo tempo, perché se questa insegnante addirittura mantiene gli alunni là, vuol dire che spera di rientrare in pochissimo, quindi sono profughi, ma non in cerca di una vita migliore, questi vogliono rientrare nel loro paese, ecco perché probabilmente, ce lo dirà anche padre Piero, probabilmente i pullman al ritorno non si sono riempiti per l'Italia, la vedono troppo distante. No, lì c'era un'altra questione, se posso, vabbè, se vuole intervenire prima. Sì, facciamo intervenire prima, sì, la professoressa. Sì, assolutamente. Prego. Sì, intervengo e poi dovrei salutarvi, certamente. Mi faceva piacere anche vedere questo collegamento. Loro sono delle persone che non avevano certamente previsto di partire per l'Italia o per un altro paese dell'Unione Europea, e il loro permesso, la loro situazione è una situazione temporanea, però non sappiamo se sarà effettivamente temporanea
e sarà possibile per loro tornare subito, perché evidentemente la guerra avrà lasciato, nel momento in cui sarà finita, molte conseguenze nel loro paese. Le macerie. Quindi noi dobbiamo pensare e sperare che lo sia il più possibile, però secondo me è giusto l'approccio di cominciare subito ad inserire i bambini a scuola in modo che possano imparare la lingua, dando tempo alle madri, nel momento in cui si renderanno conto che il soggiorno forse potrà essere più lungo, anche di trovare un lavoro. Sono dei rifugiati di tipo particolare rispetto agli altri che arrivano in Italia. E volevo fare complimenti al sindaco, perché mi sembra, no, che abbia preso veramente in mano la situazione, stia facendo, mettendo insieme e collaborando con tutto quel network istituzionale che si attiva nei momenti in cui ci sono le crisi e le emergenze. E complimenti anche alla comunità, perché poi sono le comunità che accolgono, che rendono più facile alle persone anche questi momenti che sono molto difficili. Ho visto un grandissimo sforzo, ci sono sindaci che hanno offerto l'accoglienza, mettendo a disposizione anche per esempio quelle parti non più abitate del paese, no? I piccoli paesi che si spopolano e si mettono a disposizione. Purtroppo il tema dell'immigrazione è un tema importantissimo. Noi stiamo ancora accogliendo, ancora ne devono arrivare alcuni, anche gli afghani che avevano, nel momento in cui sono arrivati i talebani, hanno dovuto lasciare il loro paese perché minacciato. E lì è ancora, ha delle caratteristiche diverse quel tipo di accoglienza, perché è un'accoglienza permanente e con dei requisiti di tipo diverso. Mi piace solo evidenziare che il nostro paese ha una grande capacità di accoglienza, che molte volte le persone, le comunità, le piccole collettività riescono a fare molto di più di quello che il sistema nel complesso riesce a fare, e questo è per farci anche i complimenti qualche volta. E speriamo però che queste persone possano veramente stare da noi nel tempo necessario, in maniera minima, per poi ricominciare la loro vita. Io la ringrazio, Francesco Rau. Voleva dato la possibilità di stare. No, grazie, grazie a lei. Un'ultima battuta la faccio fare da Francesco Rau, e la ringrazio comunque per aver accettato il nostro invito, è stato preziosissimo. Prego. Sì, professoressa, una domanda velocissima. Io già vorrei proiettarmi in avanti. Il nostro esercito sarà sicuramente chiamato domani per intervenire in missione di pace e ricostruire. Secondo lei, quale sarà in realtà, come dire, l'azione che noi potremo svolgere per questa comunità? Perché noi dobbiamo pur pensare in modo positivo, come diceva lei prima, nel poter ricostruire questa comunità ucraina che è stata aggredita, che sostanzialmente deve pur ricominciare. Ma intanto questa comunità sarà una comunità divisa, perché l'elemento russo e l'elemento ucraino hanno sempre convissuto insieme in maniera armonica, cioè erano lo stesso popolo e si sentono lo stesso popolo. Evidentemente alla fine di questa guerra probabilmente delle conseguenze ci saranno, quindi è necessario ricostruire, anche proprio eliminare le cicatrici che si formeranno sulla società civile. Nelle missioni di pace questo è uno degli obiettivi che vengono anche perseguiti attraverso delle attività che sono delle attività anche di assistenza alla società civile, proprio di ricostruzione della società civile, che vengono svolte anche da una componente che è la componente SIMIC. Quindi nel momento in cui si ricostruisce tutto, la società è uno dei corpi principali da ricostruire, è quella un po' più difficile da ricostruire, ma speriamo che la forza dell'unione che è sempre esistita tra Ucraina e Russia sopravviverà a tutto questo. Prima di salutare mi piacerebbe dare un abbraccio anche a tutti i russi che sono qui in Italia e che oggi si sono trovati additati da qualcosa che non gli appartiene, perché anche loro magari hanno scelto di vivere nel nostro paese, che è un paese che fa parte, il paese del diritto, il paese della libertà, e si trovano anche loro vittime delle scelte sconsiderate di una sola persona al potere. Credo che l'obbligo che abbiamo tutti quanti è di non confondere Putin con la Russia e Putin con tutti i russi,
perché noi dobbiamo guardare oltre e dobbiamo andare verso quella composizione di un mondo che superi i muri. Solo se supereremo i muri saremo in grado di risolvere i problemi globali che abbiamo davanti. Professoressa Trenta, la ringrazio, spero di averla anche in altre occasioni ospite e condivido perfettamente la sua frase finale, quella di non confondere i russi con Putin, perché probabilmente la maggioranza dei russi non vorrebbe vedere quello che sta accadendo ed è sicuramente contraria, probabilmente lì la comunicazione, lo sappiamo, è molto limitata, tante cose non si riescono a sapere nel giusto modo, c'è una deviazione, diciamo così, delle notizie e quindi questo certamente è fatto per tenere la volontà popolare distante da quelle che sono poi le azioni che compie il Cremlino. Grazie, io a questo punto, grazie a lei, a questo punto prima di ricollegarci con Siderno, ora diamo la linea a Siderno, però volevo parlare proprio di questo viaggio e fra poco daremo la linea a Pino Carella, far vedere ai nostri telespettatori quello che è stato questo viaggio insieme a Don Piero, insieme a Don Francesco e agli altri, con il servizio che abbiamo realizzato. Linea alla regia. La diocesi Locri-Gerace in soccorso dell'Ucraina su due pullman messi a disposizione dalle autolinee Federico. A salire un gruppo di volontari capitanati da Don Piero Romeo, vicario generale della diocesi di Locri-Gerace. Con lui sono partiti Don Giuseppe Alfano, parroco di Siderno Superiore, il medico Veneranda Morelli e la psicologa Rosita Misiti. A supportarli come interprete e mediatori culturali anche due donne ucraine che vivono ormai stabilmente nella Locride. Nella disponibilità dei volontari, tamponi omologati di terza generazione e tutti i dispositivi di protezione individuale, comprensivi di tutte le norme anti-Covid. Cariche di viveri e di bene necessità sono giunti in uno dei corridoi umanitari più sfruttati per portare in salvo l'Ucraina più fragile, quella composta da madri con figli, anziani e disabili. Da Locri all'Ucraina, nelle tende dei rifugiati, al lavoro per portare i profughi in Italia. Grande la speranza di riuscire a mettersi in salvo. È stato fondamentale, ha detto Don Piero Romeo, avere con noi due donne ucraine che ci hanno subito permesso di entrare in relazione con le persone che stiamo accogliendo. Con tutti questi bambini, anziani, in sedia a rotelle, beh, questo davvero ti tocca il cuore intensamente. È un'esperienza umanitaria in cui io a questo punto dico, in questo mondo davvero c'è bisogno di Vangelo. Dopo oltre 24 ore di viaggio, i due pullman partiti dalla Slovenia sono giunti a destinazione, la Locride. A bordo, 45 rifugiati fuggiti dalla guerra. Stanchi ma felici negli occhi delle donne arrivate in un territorio italiano, c'è l'angoscia di una guerra che non conosce tregua. Hanno attraversato il confine ucraino-slovacco e poi sono saliti a bordo dei due pullman, destinazione Calabria. Ad accogliere al loro arrivo presso le terme di Antonimina anche il vescovo di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, che ha sostenuto la missione umanitaria partita da qualche giorno prima. Abbiamo voluto, come chiesa locale e come diocesi di Locri-Gerace, intervenire in questa missione di umanità motivata dalla nostra fede, che ci porta ad accogliere quanti non hanno più casa, quando devono fuggire dalle bombe, dalla guerra, quanti sono profughi in cerca quindi di una casa dove poter stare. Vuole essere questo anche un gesto di vicinanza da parte delle nostre comunità che accoglieranno questi nostri fratelli. Per alcuni ci sarà la possibilità di ricongiungimento familiare, molti altri saranno accolti nelle nostre strutture diocesane e parrocchiali. È una chiesa che accoglie questi fratelli per aiutarli anche a continuare il loro cammino di vita e a guardare il loro futuro con più speranza rispetto a quello che è oggi. Oltre 5.000 km in 96 ore per provare a portare un po' di umanità dove imperversa un clima di guerra. I rifugiati arrivati a Locri sono tutti cattolici di rito bizantino, parlano solo ucraino. La quasi totalità sono donne con bambini. C'è solo un nucleo familiare intero. Il papà è stato lasciato passare oltre il confine in quanto ha ben quattro figli. Che lui ha origine di regione Leopole, la sua moglie proviene da regione Dnipro. Loro sono 10 anni, vivono a zona Leopole.
e hanno una famiglia numerosa, hanno 6 figli. Lei ringrazia tantissimo tutto il popolo italiano, specialmente qua di Posto di Calabria, che hanno accolto e non ha parole, si commuove, che hanno salvato da quella disgrazia che è accaduta nella sua terra. Ora daremo subito la linea a Siderno, però padre Piero, chi c'era alla frontiera? Beh, chi c'era alla frontiera? c'era la chiesa, prima di tutto c'era la chiesa, preti, frati, chiesa universale, suore, perché suore. Parliamo di tutti gli stati là. Sì, poi c'era la Croce Rossa, i cavalieri di Malta che avevano la prima cosa, ma sostanzialmente questa era, e poi tanto volontariato. Voglio ricordare, io me lo ricordo perfettamente, questo ragazzo, credo che venisse, se non ricordo male, dal Canada, una che cosa, non so che cosa, dove, mi ricordo bene. Beh, lui si era piazzato con un banchetto, una caffettiera e faceva caffè per chi voleva, non so da dove veniva, da lontano, e c'era un caffè che era la fine del mondo. Buonissimo, ma lui stava là perché caldo, volesse, non caldo, perché un freddo terribile, devo dirlo, freddo terribile. Quanti gradi erano? Beh, stavamo tra 0 e meno 2, dipende, da 2 0 meno 2, questo era il senso. E veder passare quelle persone, anziani, in carrozzella, bambini. Qualcuno ha detto che si gelava l'acqua nello zaino, sì, quindi avevano, sì, difficoltà. Era freddo, era freddo e tanto, veramente tanto era, sì, sì. Era una delle cose che vi ha fatto soffrire di più, diciamo, il freddo. Beh, sì, sì, effettivamente, forse non era abbastanza. Noi siamo stati una giornata intera quei due pullman là. Io volevo sottolineare il fatto che i numeri che ha detto, 47.000, ci dicono che diciamo sono veramente pochi quelli che vengono Italia, in Italia. Sì. Sono è una meta ambita. Spieghiamo questa cosa. No, non è una meta ambita, l'abbiamo visto proprio sul luogo. La meta, loro vogliono rimanere vicino al loro paese. E le mete ambite sono il centro Europa, soprattutto, anche perché in quei paesi limitrofi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e infatti, Romania, che arrivano dalla Slovacchia, sì, come passaggio. Lì lavorano i loro mariti, là lavorano i parenti, lì lavorano, e quindi stanno tutti lì intorno. E di questi 47.000 arrivi sono tutti ricongiungimenti, sono con ricongiungimenti, e, sì, con rapporti con gli amici che hanno in Italia. Sì, dicendo. Sì, noi per esempio intanto abbiamo portato qualcuno lungo la strada, l'abbiamo lasciato, erano ricongiungimenti, ma metà di quei pullman che voi avete visto sono arrivati, sono ricongiungimenti. Pino Carella. Sì, eccovi collegati, anche perché per loro è ora di cena. È tardi, no? È tardi. Don Giuseppe, di cosa avete bisogno qui? Abbiamo bisogno di che cosa? Di tanto aiuto da parte della gente della nostra diocesi. Hanno subito risposto al nostro appello, ci hanno aiutato, ci stanno ancora rispondendo, ma l'impegno che questa diocesi ha preso nei confronti di questi nostri fratelli non termina qui con questa accoglienza, ma terminerà alla fine, quando noi riusciremo a riportare a casa loro questa gente. Non sappiamo la tempistica. Non sappiamo la tempistica, è ovvio, però è gente che desidera ritornare a casa sua. Allora, c'è una signora che voleva dire qualcosa. Tania, пожалуйста. Говорите. Я хотіла подякувати Джонду Запа за те, що він нас прийняв. З теплом. Vuole ringraziarlo. Tutto, che lui ha ospitato. Навіть є таке, що рідні, не так приймають. Dice che anche ci sono persone, parenti non ospitano, così come siamo accolti noi qua. Si sentono a casa, in sostanza, voleva dire questo. Tipo persone strane, però hanno fatto questa accoglienza come persone care. Loro hanno dato molto calore, aiuto. Lei personalmente con bambini ringrazia tantissimo. Lei dice che non c'è così grande ringraziamento, non per proprio come ringraziare. Non esiste un grande ringraziamento come per ringraziare. È una mamma giovanissima con 6 figli peraltro. La bambina piccola, l'avete vista prima, la piccolina Irina.
3 anni e la piccola. Giuseppe, mi pare che vi possiamo restituire la linea e li mandiamo anche a letto perché è tardi. Sì, io vi ringrazio, sono felice di aver visto tanta bella armonia, questo mi fa piacere, e poi verremo a trovarli, Pino, verremo a fare altri servizi. Intanto ci auguriamo che la guerra finisca quanto prima, quindi possano rientrare a casa, ma se la loro permanenza dovesse allungarsi, andremo a trovarli, a capire come si trovano, se hanno iniziato scuola, insomma i progressi che faranno. Pino, grazie a te, grazie all'operatore Maurizio Nardi, ai che ha fatto da interprete necessariamente, perché insomma dobbiamo anche raccontare ai nostri telespettatori, e appuntamento alla prossima. Ora noi torniamo in studio e volevo prima di poi parlare di un evento che si terrà a Cittanova, volevo dire che non è solo Siderno, c'è anche Bivongi, che è un paese interno che ha accolto in maniera straordinaria, abbiamo dato anche un servizio ai nostri DG proprio vantieri. Assolutamente, bisogna ricordarlo, Siderno Superiore e Bivongi hanno fatto una grandissima accoglienza, le famiglie che sono mi pare 8 persone, 7-8 persone a Bivongi, sono state ospitate nella canonica di Don Enzo Chiodo, il parroco, e c'è stata anche lì una grandissima accoglienza da parte di tutta la gente, e sono davvero sono ben messi, diciamo. Non mancherà cibo né affetto, i bambini anche là vengono animati da altri ragazzi perché non si sentono appunto soli, non si sentono isolati, diciamo così, e quindi questa è una bella esperienza anche per la comunità di Bivongi. Mi ha colpito una tua frase, tu mi hai detto io sono pronto anche a ripartire se necessario. Ah sì, ma questo tutti quanti, anche Don Giuseppe, tutta l'equipe che è partita. È solo purtroppo una questione di soldi, purtroppo. Perché costano viaggi. Eh sì, nonostante. Dobbiamo ringraziare anche le autolinee Federico che hanno fatto un prezzo di favore, diciamo. Prezzo, però sono costosissimi. Però nonostante il prezzo di favore è comunque costoso, diciamo. E li sono barcati chi? La Chiesa? Sì. Qui è stata la diocesi che naturalmente ha collaborato. E diciamo alcune, vi voglio ringraziare tutti quelli che comunque hanno dato e stanno continuando a dare una donazione per questa. Ecco, ricordiamo come si può fare a dare una donazione. È complesso perché partire e andare attraverso le disposizioni che stanno dando diverse prefetture. Sì. Quindi sì, ora è un po'. Come fare a dare una donazione? No, e adesso naturalmente abbiamo messo a disposizione il conto corrente della Caritas diocesana, quindi questa è già una cosa. La Fondazione Santa Marta, che è collegata con la Caritas, anche quella si può fare la donazione anche là, anche perché appunto noi dobbiamo sostenerle queste comunità, insomma non possiamo lasciare che sia solo la comunità di Siderno Superiore o la comunità di Bivongi a dover diciamo sostenere il peso economico di questo, quindi bisogna collaborare e faremo di tutto. Noi saremmo ripartiti se fossimo così. Se può essere d'aiuto, io so che ci sono, stanno stanziando i primi soldi anche attraverso la Protezione Civile, che dovranno essere messi a disposizione di queste persone, quindi come aiuto proprio al rifugiato, che può essere un qualcosa che è importante, quindi è bene mantenere questi contatti. Ma noi l'abbiamo avuti fin dall'inizio, prima di partire noi abbiamo parlato con la prefettura e abbiamo parlato con i sindaci che avrebbero ospitato questi rifugiati. Quindi c'è stato un lavoro in rete che è stato prima che noi partissimo. Ma infatti si continuerà a fare, perché quello che penso sia nella testa di ogni amministratore locale, soprattutto dove ci sono dei ricongiungimenti da fare. Sindaco, a proposito di eventi, a proposito della sua città, San Girolamo mi pare che è il protettore, no? Sono tanti Girolamo a Cittanova. Paese dei Mommi. Il paese? No, il soprannome nostro è Mommi, ma per derivazione da Girolamo. Mommi, sì, anche a Polistra, devo dire la verità. Sì, però insomma San Girolamo è il nostro protettore. Quindi. Ecco, allora mandiamo regia, facciamo tutto al volo, mandiamo questa schermata molto bella, la vediamo. E questa è una bellissima iniziativa che è partita dalla parrocchia di San Girolamo, insieme alla squadra di calcio che milita
in Serie G. Un'iniziativa da esportare, dico io. Don Piero Romeo ci sta pensando. I ragazzi, facciamo giocare al Vescovo. I ragazzi dei licei. No, io lo invito a Don Piero, se viene mi fa un enorme piacere. I ragazzi dei licei, che sono stati peraltro i protagonisti della prima manifestazione a sostegno del popolo ucraino, fatta spontaneamente da loro. Questo è stato un bel gesto, dico un gesto straordinario, perché era un gesto libero, sentito. Proprio sentito dai ragazzi, e quindi questo va al loro merito. Come altra, questa altra bellissima iniziativa fatta con la Chiesa, io penso. Quindi il 19 marzo, il giorno 19, di San sabato, Giuseppe, che poi è la giornata del papà, oltre che del papà, di cui vengono ricordate le vittime di Covid. Quindi, quindi a Cittanova ci sarà questa manifestazione, immagino che l'incasso. Se ci sarà un incasso, volontario, le offerte, noi come comune faremo la nostra parte nei momenti in cui ragioneremo, ripeto, con i ricongiungimenti, una quota di bilancio la destineremo per queste. Ci sono molte famiglie, diciamo, che persone che vivono in Ucraina che hanno parenti dall'altra parte, lì a Cittanova. Non lo so, so che sono 12 o 13 le persone, gli ucraini presenti, la gran parte sono sposate con cittadini cittanovesi e radicati nel territorio. Ripeto, lavorano chi fa la parrucchiera, chi lavora nei ristoranti anche importanti, insomma, hanno figli che sono nostri concittadini, quindi il nostro primo pensiero è stato per loro ed era giusto che fosse così. Ora c'è questa bellissima iniziativa, io penso che la Chiesa, lo dico a Don Piero, sta interpretando secondo me meglio di tutti il pensiero del momento, e va sicuramente sottolineato che il pensiero di Papa Francesco è in questo che deve essere realizzato giornalmente da parte di ognuno di noi. Io penso che questo deve essere. Grazie Sindaco, grazie Francesco Rau, alla prossima. Assolutamente. C'è qualcosa che bolle in pentola, vedremo. Vediamo. Parleremo di economia anche la prossima settimana, comunque. Sì. Cercheremo di parlare tra pandemia e guerra, questi poveri imprenditori stritolati, caro energia elettrica, caro gas. Bisogna... Noi come comuni pagheremo delle conseguenze. Voi rischierete il dissesto, punto. L'abbiamo visto, perché e tutti i comuni sono non in grossa tutti, difficoltà. Ma la bolletta elettrica è fuori bilancio, perché si è triplicata, quindi è triplicata quella del molti gas, comuni da 300.000 sono passate quasi 1 milione di euro di bolletta all'anno. Noi abbiamo delle grosse difficoltà a far quadrare i conti. E beh, non potranno quadrare. Ma cioè, se non ci si rende conto sono di delle quelli spese che imprevedibili. Sono di quello che i comuni hanno sopportato in questa fase. Poi la gente in difficoltà economica difficilmente paga le tasse, nonostante abbiamo delle regole molto ferre, quindi bisogna capire che c'è una situazione veramente difficile, ma difficile che riguarda oltre agli enti le famiglie, non c'è lavoro, c'è... È un momento di fragilità sociale. È enorme. Molto. Eppure troviamo poi quelle reazioni estremamente positive, l'accoglienza, la solidarietà, il sistema scuola che si vuole rinnovare e nello stesso tempo essere un punto di riferimento, perché quando vedi che proprio la scuola, io penso che noi dobbiamo immaginare una scuola del futuro che sia sempre più a tempo pieno, solo in questo modo che vada, chiaro, che vada dall'asilo, dall'infanzia fino ai licei. Il campus, la capacità di creare e formare delle persone migliori per il domani. E però mi preoccupa il fatto, ne parlavo con Francesco in macchina, che non ci sono state, hanno rinnovato il bando PNRR per gli asili nido perché non ci sono domande o richieste a sufficienza. E questo è un fatto che sicuramente ci deve fare riflettere. Grazie Sindaco, grazie Francesco Rao, Don Piero, grazie di tutto, grazie vi seguiremo, vi seguiremo l'attività che portate avanti con tanto amore, aggiungo io, che è la cosa più bella. Grazie a voi telespettatori che ci avete seguito fino a questo momento, buonanotte e continuate a seguire subito dopo di noi il telegiornale di mezzasera, ma mezzasera andata, e naturalmente poi il primo appuntamento informativo domani mattina alle 7.15 con la rassegna stampa e giornali. Buona serata ancora e alla prossima settimana con Calabria Sud.